una nuova puntata del TG dei ragazzi, qui dal nostro studio al Porto Antico di Genova. Questa settimana abbiamo scoperto un evento davvero interessante. In questo lungo ponte appena passato abbiamo scoperto qui a Genova il village del Genova Blue District. Lo ha visto per noi il nostro Tarcisio. Ciao Claudio, voi avete creato questo nuovo spazio aperto ai cittadini e agli studenti. Cosa ci si può trovare? Ci si possono trovare tante cose, ad esempio in questo spazio dove siamo ci sono due opere, tutte create in digitale, che parlano del mare. Questa parla in particolare del mare, si chiama L'Onda, e poi ce n'è un'altra che si chiama Cefalopodi. E questo spazio è uno spazio dove ci si può immergere, dove ci si può anche, se vogliamo, rilassare ed entrare in empatia con queste creature. Nell'altra stanza invece abbiamo gli approfondimenti, è lo spazio, diciamo, più della conoscenza. C'è un microscopio, ci sono visori che possono essere usati sia individualmente che per fare dei laboratori. Quindi è un nuovo spazio, il Village, che il Blue District mette a disposizione della città per creare ancora più osmosi tra chi fa innovazione per preservare l'ambiente e, diciamo, i cittadini, perché è molto importante che ciascuno sia consapevole di quello che si può fare. Questo è uno spazio dedicato anche ai laboratori scientifici per le scuole, in particolare su quali temi li fate? Allora, noi facciamo laboratori per le scuole di ogni ordine e grado sui temi della sostenibilità ambientale e della biodiversità, in particolare quella marina. Facciamo anche laboratori per tutti i cittadini nei weekend. In uno dei nostri laboratori facciamo vedere degli oggetti che abbiamo trovato spiaggiati, tra cui una spugna di mare. La possiamo vedere direttamente sul televisore in modo da fare un'esperienza di gruppo. Possiamo vedere Posidonia oceanica, che è un altro dei laboratori che facciamo qui al Village, una stella marina e i particolari del suo corpo. Far vedere questi oggetti al pubblico, ai ragazzi, ai giovani, permette di capire il significato di proteggere determinate specie e non andare a disturbarle. E invece con questo schermo che cosa si può fare? Questo schermo ci permette di conoscere di più i cefalopodi, questo gruppo di animali che comprende polpi, calamari e seppie. Questa è una ripresa di un robot subacqueo che va a riprendere a 900 metri di profondità un calamaro gigante. Ma qua si può anche giocare? Si può anche giocare, qui abbiamo Sfida tra i ghiacci, un gioco che abbiamo inventato noi animatori scientifici del Village, in cui bisogna raggiungere la stazione di ricerca in Antartide e andare a rispondere a alcune domande sul ghiaccio marino, le calotte polari, gli iceberg. Proviamo a pescare una domanda. Come si chiama l'oceano che circonda l'Antartide? Oceano Indiano o Oceano Antartico? Oceano Antartico. Bravissimo, Tarcisia. Insomma ragazzi, è davvero un posto bellissimo, utile e anche rilassante. Da qui oggi è tutto, a voi studio.